8 anni fa avevo il sogno di riempire d'oro le tasche dei miei ragazzi e cambiare la vita di tutti noi. E abbiamo raggiunto questo obiettivo. A un certo punto, però, devi capire quando cambiare strada. Dopo una crisi finanziaria nel 2010, Todd Hoffman si è dato un obiettivo. Un uomo può ancora rischiare tutto in America? Fare il cercatore d'oro. Ho trovato la prima pepita! E cambiare le sorti dei suoi amici e familiari. Vivo di buoni spesa. Se ritardo un'altra volta il pagamento del mutuo, mi pignorano la casa. Volevo un po' d'azione. Sì! La ricerca ha portato la squadra degli Hoffman in giro per il mondo. Stiamo partendo per l'avventura della nostra vita. Avevamo la febbre dell'oro. Dal gelido nord... È assurdo. ...alle giungle della Guyana. Porca vacca! Wow! Ragazzi, ma è uno scherzo! Ora che per loro si avvicina la fine di un'era... Se chiudiamo in pareggio, ne vale la pena? Non voglio più fare questo lavoro. Voglio inseguire un altro sogno. Sono contento dell'opportunità che abbiamo avuto. Gli Hoffman sono davanti alle telecamere per l'ultima volta. Sei pronto? Per svelare la verità dietro la loro avventura. Ho una nuova opportunità e voglio vedere come andrà. E i motivi per cui è giunta alla fine. Nessuno si sarebbe mai aspettato che avremmo fatto questo lavoro per 8 stagioni ed estratto quasi 10 milioni di dollari in oro. Ma sai una cosa? È proprio ciò che abbiamo fatto. Papà, non penso che possiamo permetterci altro carburante, quindi... Va bene, ma visto come vanno le cose, non so cosa faremo. Nel 2010 abbiamo avuto un bruttissimo periodo per l'economia in America. Tutti erano in difficoltà, la gente veniva licenziata, tutti cercavano di farcela, ma gli affari andavano male. Eravamo arrivati al punto che non avevamo più speranze. Dovremmo vendere l'aeroporto. Forse la cosa migliore, non lo so. Ricordo che mi hanno ritirato da scuola. Studiavo a casa perché non potevano più permettersi di mandarmi a scuola. Ricordo che mio padre e mio nonno erano molto preoccupati. Quando non puoi prenderti cura della tua famiglia, perdi fiducia e non è bello. Di solito quando va tutto male, le quotazioni dell'oro aumentano. E allora la gente va a cercare l'oro. Cosa ha trovato? Ha trovato molta terra, ecco qui. Porca vacca. Ha trovato 29 grammi durante il test. Ci sono milioni di dollari. Pensi che abbiamo una possibilità? Io ci sto. So che possiamo farcela. Ho lavorato per 2 estati con mio padre negli anni 80. Quindi il sogno dell'oro è iniziato con mio padre. Amavo moltissimo andare a cercare l'oro. Ho sempre saputo che se fossero aumentate le quotazioni ci avrei riprovato e lo avrei fatto per mio padre. Sto tentando il tutto per andare a cercare l'oro. Per mettere insieme una squadra, Todd si è rivolto a un gruppo di amici colpiti duramente dalla crisi. Ragazzi, sapete che ne parlo da molto tempo. Sto implorando per avere un prestito e sto prendendo soldi da tutte le parti per andare avanti. La gente intorno a me stava affondando, quindi volevo entrare in azione. Todd è davvero bravo ad aiutare i suoi amici e i suoi familiari. Ragazzi, credo che ognuno di voi possa davvero aiutarci a farcela. Devo sapere se ci state. Dorsey? Vivo di buoni spesa. Non posso neanche andare dal dentista. È assurdo. Quindi io ci sto. Corey? Io non... non penso di farlo. Conosci la mia storia, Todd. Conosco la tua situazione finanziaria e... spero che possiamo darti una mano. Farò tutto ciò che vi serve. Volevo offrirgli una speranza. Così ci siamo imbarcati nell'avventura della nostra vita. Todd ha investito tutto ciò che aveva nel progetto, costruendo le attrezzature con l'aiuto della sua squadra di novellini. Odio dover chiedere aiuto ai miei genitori. Ho 41 anni, dovrei farcela da solo ormai. Se ritardo un'altra rata del mutuo, mi arriva il pignoramento.
Molte persone resteranno a bocca aperta per quello che riuscirà a fare questo gruppo di matti. Dopo aver preparato tutto, è arrivato il momento di dirigersi a nord. Ah, è difficile partire e lasciare le ragazze. Voglio che trovino l'oro e si riempiano le tasche. Ci paghino le loro case, le loro auto, i loro debiti. È questo che gli auguro. Vuoi andare in Alaska, eh? Uno dei miei ricordi preferiti è quando ero seduto dietro il vecchio fuoristrada per andare a cercare l'oro. Non lo dimenticherò mai. Devo fare la pipì. Non ci fermiamo, dovrei farla nella bottiglia. Tutti i membri della squadra erano letteralmente sul lastrico come noi e mio padre voleva diventare ricco quell'estate. Dopo 5 giorni di viaggio ininterrotto, la squadra arriva in Alaska sul terreno ricco d'oro. Ma i cercatori inesperti non hanno potuto iniziare a lavorare finché il loro escavatore da 50 tonnellate non ha attraversato il fiume Klehini. Beh, grazie mille. Ha detto che non c'è proprio modo per fargli attraversare quel ponte. Dice che o lo chiudono o i piloni crolleranno. Dovevamo far passare l'escavatore o non potevamo cominciare. Forza, andiamo! Porca! Continuate, continuate! Pensavamo che l'acqua fosse più bassa e che riuscissimo a passare sopra la ghiaia. E invece l'escavatore all'improvviso ha iniziato ad andare giù. Stai attento alla buca, Todd. Vado, vado, vado! Per portare quell'escavatore al di là del fiume ci voleva Mosè che spartisse le acque. Hai ragione! Probabilmente ci mancano altri 3 canali per riuscirci e ognuno è più profondo. È stato davvero magnifico. Non penso di aver mai visto mio padre fare una cosa simile. Olstead è andato in perlustrazione davanti a noi per cercare i punti più bassi da cui potremmo passare. Ah, mi sto bagnando! Mike, esci da lì o finirai a fondo. È più profondo di quanto pensassi. Vuoi sollevarlo? Sì, solleviamolo. Questa è l'ultima spinta. Davanti a noi c'è il canale più veloce e profondo di tutti. Ok, ci siamo. Non volevamo essere quelli che sono arrivati, hanno perso l'escavatore e sono tornati a casa. Se molliamo adesso, siamo fregati. Che te ne pare? Sta per diventare più profondo. Oddio. Ci siamo! Ci siamo! Wow! Oh! Oh! Sganciatela! Sbrigati! Veloce! Ah, sganciatela subito! Va bene! Continua, Jack, continua!